Stefano, prima con il tecnico, mister Marambi, hanno detto che non è stato certamente il più bel Vicenza delle prime tre partite, perché a Bergamo si era giocato decisamente meglio, pur perdendo benissimo con il Porto, che tra l'altro a 6 punti, voglio dire, tanto ce n'era entro, almeno per il momento no, non è. Però Marambi ha detto una cosa giusta, magari l'anno scorso era il Vicenza che perdeva queste partite, vogliamo parlare di sorte, di quello che vogliamo, però conta il risultato. Sì, conta estremamente il risultato, è un risultato importante, una vittoria in trasferta in un campo difficile. Come ha detto bene il mister, non è una di quelle partite che si meritavano di vincere, perché il Grosseto ha disputato una buona partita. Abbiamo vinto soffrendo, che questo è un lato molto positivo per una squadra. Diciamo che sicuramente se questa partita finiva in pari non c'era niente da dire, perché il Grosseto ha avuto l'occasione per andare in vantaggio, ha avuto l'occasione per pareggiare, però siamo stati bravi e fortunati, come ho detto, a tenere il risultato così fino alla fine. Senti, torniamo a parlare di Zanchi, che immagino tu abbia visto, adesso lo ripetiamo perché tranquillizziamo casa, anche se è stato gentilissimo il dottor Ragazzi, anche il ministro, tu insomma, adesso ha ripreso conoscenza, farà gli accertamenti del caso, ma insomma adesso sta meglio. Sì, Marco era privo di sensi in campo, sembrava una cosa abbastanza seria, invece mentre lo portavano fuori in spogliatoio aveva pian piano ripreso tutte le funzioni, era vigile, capiva. È stato mandato in ospedale solo per fare degli accertamenti, ma comunque mi sento di tranquillizzare i familiari. Marco adesso sta bene. Senti, un Grosseto che nella ripresa ha giocato meglio, ha fatto più la partita, Vicenza ha sofferto magari perché non è riuscito a ripartire, soprattutto sugli esterni di Matteo, soprattutto oggi non era nella giornata super che aveva avuto col Porto né con l'Atalanta. La squadra ha saputo però soffrire, ha stretto i denti anche nel finale. C'era poca benzina, bisognava proprio lottare con le unghie e con i denti, e la squadra l'ha fatto. Ma sai, un complimento sicuramente per questo, però abbiamo partito sicuramente la prima partita col caldo che abbiamo fatto alle 3 del pomeriggio. Abbiamo sofferto più del Grosseto, che al secondo tempo ha preso nettamente in mano le redini del gioco, ci ha messo là, noi abbiamo fatto fatica, diciamo, a uscire, anche perché le punte magari hanno faticato a tenere palla, però ci hanno sacrificati tutti, si sono sacrificati tutti perché i giocatori sono stati davvero encomiabili. Ancora una volta è entrato uno dalla panchina e ha dato il suo contributo, questo ogni volta tengo a sottolinearlo perché vuol dire che tutti sono sintonizzati sulle stesse onde radio, come si può dire. Perciò siamo contenti, c'è da lavorare ancora tanto perché oggi, diciamo, rispetto alle altre volte magari abbiamo fatto mezzo passo indietro, però la squadra, come si è visto, ha sofferto fino alla fine, siamo contentissimi, c'è da lavorare. Abbiamo detto sempre che il nostro profilo sarà sempre basso perché il nostro obiettivo è quello di fare un po' meglio dell'anno scorso, per adesso stiamo riuscendo, però il lavoro duro viene adesso perché trovare continuità di risultati è la cosa più difficile. Senti, anche la prestazione di Abbruscato e di Baclia è stata difficile, magari non era la loro giornata migliore, tante cose che insomma oggi non sono proprio filate per il verso giusto. La vittoria ha un valore ancora maggiore perché si sa che nel calcio i punti aiutano anche a sistemare le cose che non funzionano. Ma quello sicuramente, i risultati fanno sempre morale, danno sempre voglia di lavorare, anche se diciamo oggi qualcuno magari può aver giocato sottotono, ti ripeto, magari il caldo che era terribile. Però abbiamo visto che Elvis e Baclè si sono sacrificati per la squadra, rientravano, lottavano, finché ce n'hanno avuto ne hanno messo in campo per aiutare i compagni a difendere questo risultato coi denti, e penso che questa sia la cosa più positiva. La squadra su questo profilo c'è, è importante, magari altre volte si soffriva meno e si perdeva, oggi abbiamo sofferto tanto e abbiamo portato a casa 3 punti, che penso che sia la cosa importante, senza dimenticare che la prestazione è sempre importante. Oggi abbiamo avuto una prestazione magari un po' meno convincente di altre volte, però abbiamo portato a casa i risultati e a noi va bene. La classifica, mi dicono, perché non l'ho vista, mi dicono da studio che è molto bella a vedersi, ma hai detto bene tu, piedi ben piantati per terra, insomma ricordiamo che la B è lunga e insomma sì, lasciamo lavorare in pace questi ragazzi, non diamogli delle responsabilità che insomma
magari oggi non sono nemmeno in grado di sostenere. No, ma io l'ho detto tranquillamente, se domenica scorsa si viaggiava con i piedi piantati per terra, adesso li mettiamo 10 cm sotto terra così siamo ben saldi, però non è un pericolo perché questi ragazzi sanno che li aspetta un campionato duro, sanno che il campionato è lungo, sanno come si devono comportare. Io gli ho sempre detto che loro devono pensare a fare quello che sono capaci di fare, quello che noi pensiamo che loro siano in grado di fare, perciò speriamo di toglierci, come ho detto altre volte, un po' di soddisfazioni che in questi anni magari sono mancate, e quest'anno cerchiamo di fare un po' meglio di quello che abbiamo fatto negli anni passati. La squadra è giovane, sta rispondendo bene, merito del mister che li fa lavorare in modo esemplare, non mollano mai, insomma il mister su questa cosa qua sta trasmettendo qualcosa di importante. Tre punti importanti, anche perché partiamo dalla notizia di Marco Zanchi, il dottor Ragazzi alla fine ci ha rassicurato, lei che l'ha visto negli spogliatoi, insomma questa grande paura adesso sta meglio, sta bene. Sì, è stato un grande spavento, adesso sta facendo gli accertamenti del caso, però ha ripreso conoscenza, questa era la cosa più importante. E siamo contenti, anzi questa vittoria credo che oggi vada dedicata a lui, perché è stato come sempre stoico, come questa volta ci ha dovuto lasciare, però gli abbiamo regalato una vittoria. Detta mista la gara, i primi 20 minuti ha giocato nettamente meglio il Vicenza, occasione di Bastrini, palo clamoroso di Gavazzi, poi errore ancora una volta difensivo e gol subito. Da lì c'è stata la reazione e poi la squadra si è un po', non è più riuscita a giocare con la scioltezza dei primi 20 minuti. Il Grosseto stava facendo la partita. Sì, ha detto bene, noi siamo partiti molto bene, creando le occasioni più importanti, e abbiamo sfiorato il raddoppio in due o tre circostanze, poi è arrivato il loro gol e questo ci ha un po' rallentato e siamo riusciti a pareggiare la situazione nel finale del tempo. Non era facile, con una buona azione, un buon capovolgimento di fronte, e questo secondo me ci ha dato energie nuove. Poi nel secondo tempo è stata una partita combattuta, dove tutte e due le squadre hanno cercato di tirare fuori le ultime risorse energetiche per poter superarsi. Hanno creato qualche mischia, perché loro a un certo punto hanno cominciato a saltare proprio il centrocampo, mettere palla lì sulle mischie nella nostra area. Oggi siamo stati bravi a crederci e a cercare comunque di ribaltare una situazione non facile, e ci siamo riusciti. La squadra nella ripresa ha sofferto, ha saputo soffrire e ha saputo sfruttare un errore, anche gli altri li fanno, e ha portato a casa tre punti importantissimi. C'è ovviamente da analizzare bene questa gara, ma la soddisfazione della vittoria è tanta. Intanto si gioca per i punti, noi siamo riusciti a farne tre qui a Grosseto, una squadra non facile, su un campo dove non è facile fare risultato, è da sempre che è così. Per cui io ricordo che molte partite di queste le abbiamo perse nel recente passato, e quest'anno questa l'abbiamo vinta. Credo che questo sia un segnale importante, perché le cose non vengono mai a caso. Questo si voleva portare a casa il risultato. Quantomeno ci abbiamo creduto sempre fino alla fine, cercando di sfruttare anche qualche indecisione avversaria. Ricordo proprio prima del gol che abbiamo avuto una palla che, se Gavazzi invece che tirare in porta la dà d'interno Baclet, andiamo in porta un'altra volta. Alemão è arrivato in porta l'ennesima volta da solo. Per cui questo significa che noi ci crediamo, che avevamo voglia, volevamo ottenere un risultato importante, e alla fine siamo stati premiati soffrendo, perché loro alla fine buttavano questi palloni lì nella nostra area, dove è difficile andare a pressare quando la palla è alta, per cui si sono create delle mischie. Però tutto sommato, ripeto, non è che potevamo fare diversamente. Abbiamo gestito un momento di difficoltà con l'ingresso di Paro, dove avevamo bisogno di più palleggio, e poi siamo riusciti a ritornare come eravamo prima, cercando di ripartire. E credo che anche la squadra abbia letto bene la partita in questo senso. Direi che con l'inserimento di Paro ha allargato Soligo per cercare di dare più solidità, più copertura. Paro ha fatto bene, ha dimostrato di essere un giocatore che quando avrà la condizione migliore potrà essere molto utile. Soprattutto nella prima parte, quando siamo passati nei primi 10 minuti, quando loro spingevano molto, siamo passati col centrocampo a 3 allargando Baclet a sinistra. Noi in quel momento là abbiamo rallentato un po' la loro manovra, poi facciamo un po' fatica a ripartire, siamo tornati a 4 con i 2 in mezzo, diciamo, e abbiamo cominciato a ripartire. Da lì abbiamo costruito la vittoria, perché altrimenti potevamo anche accontentarci di starli a contenere, ma non era quello il nostro intendimento. Non è stato il Vicenza più bello, sicuramente più concreto di queste prime 3 partite? Ripeto, in altre circostanze, anzi ne ho perse molte di partite così, e questa, se l'abbiamo vinta, è buon segno.